ha aperto il ciclo goriziano dell'Alpe Adria Puppet Festival. Il festival proseguirà fino a sabato intrecciandosi con il progetto I Luoghi Dimenticati. E allora al microfono di Maurizio Merva sentiamo il direttore artistico Roberto Piaggio. L'iniziativa portante di questa 23esima edizione dell'Alpe Adria Puppet Festival è il progetto nuovo che parte quest'anno, appunto, di I Luoghi Dimenticati, che è un progetto dedicato quest'anno ai luoghi della comunità ebraica di Gorizia e Nova Gorizia. Questo progetto qua si articola in 7 appuntamenti in vari luoghi diciamo storici della comunità ebraica, sono composti da uno spettacolo e da una visita guidata del luogo. Si parte dal giardino Farber, accanto all'antica sinagoga di Gorizia, per poi passare alla casa natale di Isaia Ascoli, per poi continuare in un negozio di via Rastello e poi concluderemo con uno spettacolo vicino al cimitero ebraico di Nova Gorizia. Una delle occasioni particolari di questo progetto I Luoghi Deputati è anche la presentazione di un teatrino realizzato anni fa da Lele Luzzati, dal grande scenografo, illustratore Lele Luzzati, un teatrino che ahimè poi è stato, come dire, proprio dimenticato ed era stato rovinato anche dal tempo e dalle intemperie, e che il festival ha pensato bene di ristrutturarlo e di offrirlo di nuovo alla città. Le figure di questo teatrino raccontano la storia biblica di Esther.